Buonasera, perdonerete come ogni mio video le mie condizioni e il fatto che io mi sia appena accorta che ho la porta della lavanderia aperta, ma tra una pausa lavoro e prima di ricominciare l'altro ho deciso di girarvi un video perché ho accumulato nella cabina armadio una marea di cose e quindi mi sembrava il caso di girare questo benedetto video haul prima di metterle a posto. Sono stanchissima, penso si noterà dal video, però non fa niente. Allora, parto, facciamo un video haul per brand, ok? Sono solo scarpe e borse. Ci sono cascata di nuovo. Allora, vi faccio vedere prima due paia di scarpe, però una giustificazione. Tra meno di 2 settimane, diciamo tra 10 giorni, ci sarà il battesimo di Bianca. E poiché io faccio sempre un errore, acquisto prima le scarpe e poi il vestito, stavolta ho detto non mi lascio fregare, acquisto le scarpe sia bianche che nere, così nel caso ho entrambe le alternative. E quindi non è una giustificazione, ma ho acquistato 2 paia di scarpe. La prima è sì, indosserò dei sandali. Sì, indosserò dei sandali perché io sono speranzosa, ma come stai girando il video da una settimana dal battesimo e stai col collo alto. Però io sono un po' così, io penso che se tu sei positiva, la positività poi arriva e quindi io spero che ci sarà bel tempo e poi perché a maggio io non ce la faccio a stare con le scarpe chiuse, quindi anche se fa freddo, io ho fatto la mia promessa di matrimonio a marzo. Io avevo deciso che dovevo mettere i sandali, io sono stata con i sandali, anche se faceva freddo, ma io dovevo mettere i sandali. Quindi ho preso queste qui, allora sono entrambe prese su Yoox. Se non conoscete l'app Yoox, andate a curiosare perché ha delle cose molto molto particolari e ricercate. Non vi dico a prezzi esigui, però potete scovare qualche bella offerta. Io ho preferito prendere 2 sandali in vera pelle perché è un anno che non indosso scarpe alte. C'è stata la pandemia, io ero incinta, quindi se avessi messo un paio di scarpe alte, scomode, sarebbe stata l'apoteosi per i miei piedini e quindi ho preso queste qua, sono in vera pelle, aspettate, vi faccio vedere, di Bianca D, non lo conosco questo brand, in vera pelle, nere, non vi so dire quanto è alto il tacco, è abbastanza, potevo fare di meglio e quindi fare il mio ingresso trionfale dopo un anno senza indossare scarpe alte, tornare con un gran tacco, ma ho preferito non esagerare e quindi ho preso queste qui che hanno tutte queste borchiette in stile Valentino Garavani. No, ho preso queste qui nere. Che facciamo una cosa che ve le faccio vedere con le pochette che ho deciso di abbinarci. Quindi queste nere e ho preso questa clutch in vera pelle di mango, che è una di mango, è un'edizione limitata tra l'altro, limite magari se metto il cartellino nel verso giusto, è questa qui che praticamente non ha tracolla, ma ASMR. La cerniera con questo piripozio che voi potete prendere, mettere così o adagiare sotto la vostra ascella. Mi raccomando, DAV e poi l'adagiate, se no la pelle assorbe il sudore e poi puzza. Quindi, ma che cos'è? No, vabbè, no, vabbè, la situazione degenera. Ok, no, va bene niente, però. E quindi questa qui di mango, quindi scarpe nere con clutch nera, mi devo muovere. Scarpe bianche, queste qui, che
che ho preso sempre su Yoox, ho fatto un errore perché io preferisco quelle che hanno il cinturino sulla caviglia, perché ho una caviglia un po' piccina. Chi si ricorda il video del mio matrimonio lo spiegavo, perché per trovare le scarpe del mio matrimonio non le ho trovate, le ho dovute far fare su misura perché ho una caviglia piccina rispetto al piede. Cioè ho il 38, non è questo, però la caviglia è più piccolina e quindi tutte le scarpe mi scalzano. Ecco, ho fatto un errore, ho preso una scarpa che ha il cinturino che va sul tallone, per intenderci, e non sul collo del piede. Vabbè, però queste qui, se vedete, hanno questo dettaglio, ok, e io le ho riprese con questa, che è un'altra clutch sempre in pelle bianca, morbidissima, e ha un po' questa venatura che riprende le scarpe. Hanno questo tintinnio che io devo togliere, perché oppure lo posso utilizzare come giochino per Bianca. Anche queste, no, questa mi sa che si portano queste qua e si chiude, quindi queste. Poi la borsa che sto utilizzando, che ho acquistato da poco, io non so, mi sa che questo è un brand che non va più di moda. Non va più di moda perché non vedo più in giro, però mi piace un sacco perché riesco a metterlo con tutto. Perché ha tutti i colori che si possono immaginare, però rimane molto soft. Sto parlando di Piero Guidi e ho preso questa borsa qui di Piero Guidi, il modello classico bianca con i piedini sotto. È la borsa che sto utilizzando in questi giorni. L'abbino con tutto, va benissimo. E in tema Piero Guidi, ho preso anche questa. Allora, quest'anno fa molto figa fashion uscire con il beauty. Ve lo mettete qui, sempre il Dove, e uscite. Sono queste pochette che vengono utilizzate come beauty, come pochette, come un passepartout. Io l'ho presa nera, così in pelle. Cosa succede? Che quando esco con Bianca io utilizzo la borsa che è piena di omogenizzati, pannolini, qualsiasi cosa, varie ed eventuali medicine. Quando mi tocca fare dei piccoli servizi non posso uscire con sto scafandro che pesa tantissimo. Allora che faccio? Metto cellulare e portafoglio in queste e si va. E mi ci sto trovando benissimo. Tra l'altro ho pensato che in estate, la sera, posso portarmi questa. L'adagio qui sotto. In estate particolarmente attenzione al Dove, perché in estate immagino che avete le t-shirt, le camicette a mezze maniche, a giro maniche, quindi profumo di viola che evapora. E questo, quindi questo qua. Poi due cose dello stesso brand, oddio. Un altro brand che non vedo utilizzare, ma che a me piace perché io sono nonna inside, come vedete, anche se ho 26 anni e non 35, mi direziono sempre su nonne style, cioè su scelte da nonna. Non mi sto giustificando. Ho acquistato un nuovo portafoglio perché mi sa che a dicembre avevo acquistato un portafoglio di Moschino. Ragazze, allora, mi ero ripromessa di non acquistare più borse Moschino, perché una ne avevo e ha fatto una fine pessima dopo pochissimi mesi, e costano un botto, perché non è pelle, è plastica. Io vi assicuro che le borse di Carpisa fanno un'uscita migliore, fanno schifo. Quindi mi ero ripromessa: a dicembre che faccio? Mi compro il portafoglio rosso, quello là che in qualche video l'avete visto, diventato lacerato, eppure io ho una cura, cioè sta sempre in borsa, non lo porto mai. Vabbè, e quindi ho acquistato questo qua di Borbonese che è in tessuto, quindi dovrebbe durare un po' di più rispetto alla pelle. Qui alla targhetta, io spero che duri un po' di più rispetto alla pelle. Ce lo auguriamo, anche perché mi è durato quello di Michael Kors che acquistai a New York in viaggio di nozze, mi è durato 2 anni. Cioè, quindi c'è qualcosa che è
Ecco qui, questo qui è molto capente, ve lo faccio vedere all'interno. Vabbè, non ve lo nascondo, ci sono dei soldi, delle monete, delle carte di credito, quello che c'è in tutti i portafogli. Ah, i miei sono un po' più pieni di monetine, però che sarà mai? Mi devo muovere. E un'altra cosa che ho acquistato sempre di Borbonese è questa pochette, perché al lavoro non posso portarmi la borsa con me. Non posso, il contesto non lo permette, quindi noi la lasciamo nello studio e poi io giro con questa pochette e ci metto dentro la mucchina e il cellulare, perché sono le uniche cose che posso tenere con me. Quindi questa è la pochette che io ho preso sempre di Borbonese. Stavolta si sono sprecati assai. Ah, vabbè, hanno messo questo qui che ce lo fa ricordare, però la fantasia la riprende. Questo qui, e quindi io giro con questo. Ah, c'è scritto dentro. Vedete, c'è scritto dentro. In questo momento ci sono delle salviette igienizzanti. E va bene. Ultima cosa. L'avevo vista quest'anno nel nuovo Grandi Firme. Tutte impazzivano perché volevano la pochette di mandarina DAC. Allora, l'uovo Grandi Firme costa. Io non l'ho acquistato perché sapevo che se l'avessi acquistato io mi sarebbe uscito il braccialetto d'argento. E quindi sai che ho fatto? Ho aspettato che tutte queste ragazzine impazzite mettessero le pochette di mandarina DAC su Vinted e l'ho presa a 3 € invece di 18 del duo. E quindi ecco la mia pochette di mandarina DAC. Mi piaceva il colore, mi piaceva il fatto che è morbida. Io non sono falsa, quindi vi faccio vedere che cosa c'è dentro. Ci sono i pannolini di Bianca e gli assorbenti per me. Cosa ci potrebbe mai essere? Quindi ve lo mostro pure. Ecco qui. Quindi questa è la pochette di mandarina DAC che io ho preso su Vinted. Io vi saluto, vi ringrazio per avermi supportato. Mi scuso se lo scorso video è stato montato alla cazzo, ma vi assicuro che mi impegnerò e controllerò prima di caricarlo che il montaggio è perfetto. Io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video.